91enne è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale a Morano Calabro mentre era alla guida della propria automobile. L'anziano, per cause sulle quali sono in corso le indagini dei carabinieri, ha perso il controllo dell'automobile che è finita contro un muro. Si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia l'assessore al bilancio della Regione Calabria e segretario regionale dell'UDC Francesco Talarico, accusato di associazione a delinquere aggravata dal metodo mafioso e voto di scambio politico mafioso nell'ambito dell'inchiesta a basso profilo della DDA di Catanzaro. La squadra mobile di Vibo Valentia ha denunciato a Soriano Calabro un uomo di 30 anni con precedenti di polizia con l'accusa di danneggiamento, lesioni e minacce. Il trentenne era andato in una farmacia pretendendo la consegna di un farmaco ansiolitico malgrado non avesse la ricetta del medico. Bollettino Calabria, le persone risultate positive al coronavirus nella giornata odierna sono 253. Sono questi dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal Dipartimento Tutela della Salute.